Ciao, ben ritrovati nel nostro canale. Oggi parliamo ancora una volta di borse e parliamo delle mie borse militare, Berta militare. E due sono a fantasia proprio militare, mentre le altre due sono praticamente solo a tinta unita verde. Questa, come potete vedere, ha quel maculato militare. Ha la particolarità di questo fronzolo, di questo pennacchio che scende giù e la stampa appunto stile militare, come abbiamo detto. I manici sono abbastanza robusti, hanno la particolarità di un anello che anzi due anelli che appunto ci portano al punto di appoggio, sia da tenere sulla spalla, appunto il manico, sia da tenere sotto braccio. È una borsa che si adatta molto bene a qualsiasi outfit. In questo video non vi faccio vedere le borse dentro come sono fatte, perché più o meno sono tutte fatte nello stesso modo e quindi perderemo sicuramente molto tempo. Questa è la seconda borsa e ha la particolarità di questa zip, una tasca molto capiente con una ribattitura tipo cuoio che viene ripresa poi nei manici. Troviamo la zip anche nella parte anteriore. Anche se è più piccola della precedente, però è capiente anche questa. Non ricordo i prezzi, però sempre i miei prezzi sulle 10, 15, massimo 20 euro. E questa è verde militare, ma a tinta unita. Il tessuto è impermeabile, mentre invece le altre due borse il tessuto era stile Canva. Questa è impermeabile. È molto comoda anche questa e anche questa si presta in ogni outfit. Comoda anche quando piove, infatti non si bagna, l'acqua scivola molto bene. Ha la particolarità anche del manico con quei E poi non solo, dentro, avendo molti scomparti ed essendo molto capiente, ci si può portare di tutto, la boccetta dell'acqua, il tablet, l'ho detto, il cellulare, insomma, l'agenda, di tutto e di più. Ecco, non dimenticatevi le chiavi di casa. Ho avuto una brutta esperienza, mai capitato nella mia vita, però che volete, sto andando verso una certa età e quindi da brava giovane anziana che ho fatto, mi sono dimenticata le chiavi di casa e non le ho messe nel solito scomparto che uso sempre e vabbè, non vi dico, quel mattino un'odissea incredibile per andare a recuperare il duplicato che era a casa dei miei, quindi svegli all'alba i miei. Può capitare anche questo. Niente, spero che vi siano piaciute anche queste borse. Borse, borse. No, sto facendo uno scioglilingue, mi sto imparando per i prossimi video. Lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video. Se siete curiosi di scoprire cosa contiene questo grande contenitore del canale Bijou di Ricche e Mary, non vi resta che iscrivervi, sfogliare tutte le playlist, attivare la campanella e quindi in questo modo staremo in stretto contatto, voi e noi, nel nostro magico mondo.